Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Eccolo qui, eccolo qui. Dai, Jacopino. E come detto, siamo oggi qui per discutere di Serie A. Stasera poi arriverà post partita di Italia, Irlanda del Nord Italia, però ci arriviamo con calma. Avevamo fatto già un video delle prime 5. E ora dalla sesta alla dodicesima, eccoci qua di nuovo, ve l'avevamo detto in quel video. E partiamo dall'ultima giornata, cioè dalla prima giornata, la sesta. Io leggerò e Ok. tu dirai la tua. Vabbè. Prima partita, Spezia Milan 1-2. Allora, Dica quello che gli viene. Spezia Milan. Io ci ho fatto il video. Sì. No, io ci ho fatto un TikTok, però vabbè. Allora, il Milan ha vinto. Premetto che non mi ricordo, cioè la partita ormai vecchia. Te Io me la ricordo invece. la ricordi? Lo Spezia al picco ha giocato come sa giocare, propositiva. Milan ha rischiato più volte di prendere l'1-0. Bastoni ispirato, Zola traccheggiante, la prima da titolare, tra l'altro. Solo che Milan all'inizio del secondo tempo trova il gol con Daniel Maldini su cross di Pier Kalulu. Ma lo Spezia non si snatura, continua a giocare, entra verde. E segna proprio il gol dell'1-1. Però la gioia dura poco, perché è subentrato Brahim Diaz dopo 2 minuti dal suo ingresso. Mette la palla in porta e vince il Milan 2-1, pur non brillando. Questa Ok, è la gara. purtroppo non l'ho vista, quindi. Inter Atalanta 2-2, la gara del sabato delle 18. Vabbè, Questa è roba tua. partiamo bene. Segna Lautaro, poi per due disattenzioni difensive Malinowski 1-1 lì all'angolo dove Handanovic non può arrivare. Tra l'altro si era pure buttato stavolta. Però poi dopo fa una respinta degna del peggior Handanovic, cioè sempre sul tiro di Malinowski, Toloi sul filo del fuorigioco in sacco, 2-1. L'Inter gioca comunque bene, perviene al pareggio con il gol di Dzeko, tap-in facile facile, continua a girare con i giri del motore, entra Di Marco tra l'altro, c'è il calcio di rigore per mano di Demiral, si prende la palla Di Marco, tira, stampa la traversa e sulla ripartenza qualche minuto più tardi Handanovic la palla fortunatamente da fuori, però regala la palla a Ilicic, la mette dentro a Piccoli, segna con l'annullato con la VAR. E finisce 2-2. Un punto, diciamo, stretto entrambe. Però che ci può sta. Sì. Genova-Verona. La stavamo ascoltando alla radio. 3-3. Stavamo ascoltando alla radio. 1-1 di Barak. 1-0 di. Boh, non mi ricordo. Barak no. Il 2-0 di Barak su rigore. Tra l'altro, va lasciato in panchina. Poi il Verona gioca per 77 minuti. Poi però concede un rigore al Genoa. E Criscito mette dentro 2-1. Si riapre la partita. Si riattiva il Genoa, che con destro prima su un contropiede trova il 2-2. E poi il 3-2 con la bottiglietta in mano. Su cross di Ekuban, se non ricordo male, o di Gallone. 3-2, poi però Kalinic al 92esimo
mette la partita in parità. Grosso modo è questa. Udinese-Fiorentina, rigore di Vlahovic, 0-1. Nulla di contestato, quello. Sassuolo-Salernitana, 1-0 per il Sassuolo. Partita non esaltante, anche perché non l'ho vista. Mentre l'Empoli fa lo shampoo al Bologna per 4-2. Praticamente succede tutto nel primo tempo. Pinamonti segna il suo primo gol in Serie A con la maglia dell'Empoli. E poi Bairami su rigore, se ricordo bene. Però gli altri Musabarro del Bologna, qualcosa, non mi ricordo. 4-2. Lazio Roma, la lascio a te. Allora ragazzi, mi spiace dirlo, ma quella partita è stata bruttissima. Si parte su con l'episodio del primo gol della Lazio, dove c'è stato un cross, non mi ricordo di chi. Però Milinkovic svetta di testa, lui Patrizio dà un destro in faccia a Milinkovic, l'ha preso in piena faccia, era svenuto. Solo giallo gli ha dato, Sì, solo giallo, forse il che aveva segnato, non lo so. Secondo raddoppio della Lazio con Pedro, giusto? sì, Pedro ragazzi purtroppo. sulla transizione con Newsai è un po' rischiato lì. Sì, insomma, ha segnato Pedro che con la Lazio gioca bene. Poi Avete riaperto abbiamo con i riaperto con i Bagnets. Bagnets, sì, il colpo di testa ha segnato Roger. Secondo tempo. Secondo tempo il 3-1, giusto? 3-1 chi l'aveva segnato? Felipe Felipe, ah sì, Anders. Su assist Felipe immobile. Anderson, vabbè, quel soggettino segna sempre. Però c'è da sottolineare in quella partita che non ci hanno dato un calcio di rigore che c'è stato, però ovviamente Però ti hanno dato ci quello hanno che non dato, c'era. esatto, quindi comunque dovevamo perdere, dico solo questo. Possiamo, Veretout, vabbè. sì, vedo. Napoli-Cagliari, vabbè, Napoli va e non subisce, 2-0. E Venezia-Torino finisce 1-1 con Toro in vantaggio e Venezia che lo riprende allo scadere, praticamente, se non ricordo male. Lo stesso avviene con il Cagliari in vantaggio e Busio al 93esimo segna 1-1. Cagliari che, come vedremo, è in una situazione molto, molto difficile. Ecco. Salernitana-Genoa, tutti si aspettavano il Genoa. Destro, si fa male il riscaldamento, deve giocare Kuban. Colpaccio Juric. 1-0 Salernitana. Torino-Juve, vabbè, lo sappiamo, Cortomuso, Locatelli all'88esimo, se non ricordo male. Sassuolo-Inter, grande Inter nella seconda parte di partita, perché nella prima parte subisce solo gol di Berardi sul rigore, tra l'altro. E poi cambia tutto nel secondo tempo, entra Dzeko, segna 30 secondi, si procura rigore con consigli ingenuo. Lautaro segna. Ecco, da quando c'ho Lautaro ha segnato 2 gol. Cioè, ci rendiamo conto. Bologna-Lazio è la rivincita del derby per il romanista. Lazio che non ci capisce niente, si fa espellere anche Acerbi con un gestaccio che poi passerà alla storia. Segnano Tete, Dykes e Barrow. God di Musa, ragazzi. E vabbè, non in quest'ordine, prima Barro, poi te, poi Dykes. Ecco, passiamo a quelle del pomeriggio. Verona-Venezia, Verona che schiaccia Sassi 4-0, la squadra più in forma del campionato dopo il Napoli, dopo il cambio di timone. Tudor ha fatto un lavoro alla Madonna. 4-0, senza storie. Sampdoria-Udinese, la gara più bella di quella giornata, finisce 3-3 con 2 volte i friulani in vantaggio, poi ci va la Samp, ma Beto li rispedisce a mittente, 3-3. Fiorentina-Napoli,
gol di Martinez quarta, ma poi il Napoli mette la freccia e vince 2-1 in rimonta. Gol di Martinez quarta sui sviluppi di calcio d'angolo, mentre il pareggio di Lozano viene da un rigore sbagliato di Insigne, che poi non si sa, carambola con Drangoski. E la palla arriva a Lozano 1-1 e il 2-1 lo segna Osimhen, se non ricordo male, in prateria, vabbè. Roma-Empoli, se te la ricordi, 2-0 Roma, vabbè, Non l'ho visto. non l'ho vista neanche Cioè, io, Pellegrini ha segnato qui? mi pare di sì. Atalanta-Milan, Milan l'ha fatta la padrona per 80 minuti, 3-0, poi negli ultimi 10 minuti la squadra di Gasper ci ha provato a fare il miracolo, almeno un pareggio, niente, 2-3. Ottava giornata, siamo all'ottava giornata e siamo già a 11 minuti di video. Spezia-Salernitana, ci ho fatto il video, Salernitana in vantaggio con Simi con un gran gol. Non sempre su rigore, che tanto mo il rigorista della Salernitana mi sa che non è Simi, tranquillo, mi sa che è Ribéry. E poi lo Spezia nel secondo tempo con Kovalenko, che si prende il picco per mano, tutto lo stadio per mano, mette prima l'assist per l'1-1 di Strelec. E poi su assist di Podgoreanu la mette dove Belez non può arrivare. Lazio-Inter, va bene, abbiamo parlato. Ottima Inter in inizio, per 60 minuti. Gol di Perisic su rigore. Tra l'altro, l'Inter sembra non avere un rigorista affidabile, cioè cambia ogni partita. In teoria, dovrebbe essere Lautaro Martinez. In teoria. Poi me lo sbaglio, però. E poi vabbè, la Lazio dopo il rigore di Ciro Immobile 1-1 su mano di Bastoni. E poi quello è rigore, però quello di Danilo. Però. E vabbè, poi il gol sulla ripartenza con Di Marco a terra di Felipe Anderson. Va bene, la Risa va bene. Però il terzo gol, Skriniar se parte Milinkovic-Savic, vabbè. Poi Milan-Verona 3-2. Verona ha sbagliato solo quella partita perché stava in vantaggio 2-0 con Caprari e Barak. Un rigore dubbio su Kalinic. Gliel'ha data. Poi, vabbè. E poi Giroud, Ibra. Autogol di Gonta, se non ricordo Sì, male, il sì, sì, sì. secondo gol l'ha segnato Ibra. No, non mi ricordo. Va bene, Cagliari-Samp, la partita rubata dal Cagliari per un evidente fallo di Cepitelli in aria su Caputo e la ripartenza col gol del 3-1. Poi chi c'è? Udinese-Bologna 1-1 con Beto che Beto è l'uomo del pareggio, a quanto pare. Che ce vuoi fa? Genoa-Sassuolo 2-2. Questa l'hanno ripresa in extremis i genoani. Doppio vantaggio con doppio Scamacca. Poi destro a corcere di distanze e Vasquez nei minuti finali del secondo tempo fa 2-2. Empoli-Atalanta, niente da dire, 1-4. Queste sono le partite della Dea in cui si esalta. E Napoli-Torino 1-0. Sofferta la vittoria del Napoli contro il Torino. E poi arriva il cortomuso, Juve-Roma. Dico Vai. io. Allora, aia, porco. Niente. La Roma è stata una partita, secondo me, dove la Roma ha giocato. Quella doveva finire in pareggio, c'è stato quel gol per fortuna di Ken, che testa di Bentancur, deviazione di Ken di testa. La Juve, sono 4 anni che vince 1-0 a Torino con noi. Ci abbiamo avuto sfiga.
rigore così. Sbagliato di Perù. Ah, sì, sì, sì. Rigore, ragazzi. Questa me la dovrei dire. Orsato poteva lasciare continuare, poteva lasciare il gol. Invece no, devi rompere i coglioni a fatti ravvedere tu. Rigore sbagliato. Ma dicevano che c'era un fallo di mano dei Mkhitaryan. Questo, ragazzi, rivedete tutti i replay perché non si sa. Dicono, io non ho visto niente. Dipende dalle angolazioni. E poi Venezia-Fiorentina, Monday Night, grande Venezia, 1-0. Nona giornata, andiamo veloci. 3-2 del Torino contro il Genoa. Samp-Spezia 2-1. Con il gol di Verde al 94esimo, niente. Salernitana-Empoli 2-4, grande Empoli 4-0 nel primo tempo. E poi Ranieri e l'autogol di Ismaili cercano di far alzare un po' il morale alla Salernitana. Tra l'altro la prima di Colantono in panca. Sassuolo-Venezia 3-1, gran gol di Okereke dell'1-1. Però Venezia, diciamo che Romero non ha fatto una delle sue ottime partite, ecco. Bologna-Milan 2-4, niente, il Milan continua a vince. Atalanta-Udinese 1-1. Qui era il Beto all'80 qualcosa, l'89esimo se non ricordo male. Verona-Lazio 4-1, poker di Simeone. Fiorentina-Cagliari 3-0, Roma-Napoli 0-0. La prima squadra a fermare il Napoli è proprio la Roma. Inter-Juve 1-1 col rigore di Dumfries al 90esimo, solo così potevano pareggiare. Decima giornata, Venezia-Salernitana 1-2, Venezia in vantaggio con Aramo. Poi episodio espulso un Padu, espulsione che mi è un po' misteriosa. La Salernitana ribalta con Juric e Schiavone al 90esimo su assist di Simi, su colpo di testa di Simi all'indietro, cioè prendilo. Spezia Genoa 1-1, derby liguri che non va da nessuna parte. Milan Toro 1-0 anche qui, gol di Giroud, ma il Toro ha giocato. Il Toro ha giocato, forse un po' confusionario, ma le occasioni le ha avute, brecalo su tutti. Samp Atalanta 1-3, Udinese Verona 1-1. Juve Sassuolo 1-2 con Maxin Lopez e Frattesi. E Cagliari Roma 1-2. Paoletti, allora, m'aveva fatto strippare, eh? Sì. Poi fortunatamente Roger segna sempre e la punizione di Pellegrini, fantastica. Tanta roba. La prossima partita mi astengo dal commentarla, ci penso lui. Empoli Inter 0-2. Vabbè, D'Ambrosio e Di Marco. Su assist di Lautaro. Ecco. Lazio Fiorentina 1-0, gol di Pedro, immancabile, su assist di Milinkovic-Savic. E Napoli Bologna ne abbiamo parlato ampiamente. 3-0 Napoli. Penultima giornata, l'undicesima, eccola qua. Sta arrivando. Atalanta-Lazio 2-2 con il gol di De Rona al 94esimo. Comunque gol di Pedro anche lì, se non ricordo male, cioè, quindi Pedro macina e ha segnato pure quella dopo. Verona-Juve, eccola qua, la doppietta di Simeone che non si ferma più a quanto pare. Sta già 9 gol. Un fenomeno. Nonostante un altro gol di McKennie che arriva all'80esimo. Torino-Samp 3-0. Senza storia, il Toro va
Inter-Udinese 2-0, mezzogiorno e mezzo infuocato, gol di doppietta di Correa nel secondo tempo, perché nel primo tempo aveva giocato talmente male che niente, Inzaghi aveva pronti i cambi, vedevo solo questo. Fiorentina-Spezia 3-0, male, Gyasi procura rigore di Vlahovic e poi vabbè tutti in serie, tutti in discesa. Tra l'altro era la giornata del 3 e mezzo di Chiasi. Genoa-Verona 0-0, solo pareggite, ecco, per il Genoa. Sassuolo-Empoli 1-2, rimonta Empoli con Pinamonti e Zurkowski. Salernitana-Napoli 0-1 con gol di Zielinski. Ed eccola qua, Roma-Milan, 1-2. Io le ultime due mi astengo perché sono rubate questi. Rubacchiate, mi ricordo. I gol. È passato in vantaggio il Milan con punizione di la punizione di Ibra. Rui Patricio, rivedibile. poi il 2-0 con che sì su rigore che... Lasciamo stare. Le lasciamo perdere perché i Bagnets non tocca mai Ibrahimovic. E forse anche fuori gioco, non lo so. E niente, poi l'1-2 arriva con El Shaarawy al 93esimo, ma al 95esimo c'è un rigore. Perché? Pellegrini viene agganciato da Kjaer, porco 2. E se non è rigore quello, era più rigore quello che quello su Ibrahimovic. Io confermo, quindi. E poi il Bologna lunedì sera fa pezzi il Cagliari, video con il gol in live tra l'altro, 2-0. Ultima giornata, eccoci qua, siamo a 22 minuti di video. Empoli-Genoa che costa la panchina a Davide Ballardini e ragazzi è arrivato Sheva, Thiago Motta e Sheva, Spezia e Genoa, cioè te rendi conto. Sì, perché il Genoa va in vantaggio con il rigore di Criscito, l'Empoli la pareggia e la ribalta e poi il Genoa fa il 2-2 all'89esimo con Bianchi. Verona-Juve, no, che cazzo dico? Spezia-Torino 1-0, la rivalsa di Thiago Motta su Juric. Juve-Fiorentina, ecco il Cortomuso ritorna. 1-0 tra le polemiche perché, ecco, il rigore di Danilo era da dare nel primo tempo. Poi l'espulsione di Milenkovic su Chiesa che si butta, Milenkovic non tocca né avversario né palla. Mi danno il secondo giallo espulsione. Bah, io qualche dubbio ce l'avrei. E poi arriva il gol dell'1-0 con Cuadrado, c'è niente da dire. Un gran gol. Cagliari-Atalanta, il Cagliari non riesce a vincerne una neanche con le mani. Certo che incontrare l'Atalanta era difficile e niente, Giovedro ha segnato Giovedro, se non ricordo male. Però l'Atalanta è l'Atalanta. Venezia-Roma. Si astiene. Io mi astengo pure da questa, ragazzi. Passo in vantaggio con Caldara dopo 3 minuti il Venezia. Voi me dovete spiegare come difendete. Parla inattivo, quello ci mette il piede. Poi la Roma c'ha pure la forza di ribaltarla alla fine del primo tempo con Shomurodov e Tammy Abraham che finalmente torna al gol. Però poi nel secondo tempo, oddio, rigore, Caldara simula, simula. No! Non c'è, sì, Appunto. non c'è. 2-2 di Aramu. E poi si scopre troppo la Roma, va. Cerca il gol del 3-2, ma lo prende da Okereke con una gran finta su Rui Patricio. Parte sul filo del fuorigioco e niente.
però abbiamo dominato alla fine, cioè abbiamo dominato tutta la partita. Per... sì, sì, però il risultato conta. Quanto pare. Purtroppo. Samp-Bologna, si fa grigia anche per la Samp perché Bologna vince 2-1. Udinese-Sassuolo, gran partita quella, l'Udinese la spunta 3-2 con il Tucumán Pereira e De Ulofeu, attenzione, è tornato al gol anche il Sivigliano, se non ricordo male. Poi arriva il pareggio del Napoli che spalancava le porte, un derby di fuoco contro il Verona, proprio 1-1. Ancora Simeone? Sì. Mamma mia. Tutto lui. Segnalo l'ultima giornata. Ha fatto 7 gol in 3 partite. Cioè. Poi Lazio Salernitana, ecco, ancora il gol di Pedro. Poi Di Lorenzo e Immobile. E poi arriva il derby dominato dall'Inter. Dominato dall'Inter, ma... pareggiato 1-1. 80 minuti di Inter. C'è da ricordare. Poi è uscito Bastoni e Ibra ha preso il sopravvento per gli ultimi 10. Perché si era intascato Ibra, raga. Allora, il primo rigore c'è, perché si fa una cazzata. Çalhanoğlu gli ruba il pallone. È che si lo stende. Si lo stende. Çalhanoğlu c'ha le palle, via da Lautaro il pallone e batte Tata Luciano. Il vantaggio dura poco, perché? Perché c'è una punizione di Tonali messa a mezzo, De Vrij nell'anticipare Tomori se la mette dentro. Chi ce l'ha De Vrij al fantacalcio? Ecco. Il secondo rigore ancora più netto, e anzi il giallo a Balloture anche poco. Chi c'è va sul dischetto? Tata Rusano fa il miracolo. Fa il miracolo. Poi Barella si magna un gol con Balloture sulla linea. Vidal doppia occasione. Niente. Lautaro fuori di niente. Troppa poca incisività. E niente. 1-1. Ragazzi, la classifica dice Napoli Milan 32, Inter 25, Atalanta 22, Lazio 21, Roma 19 sesta. La Fiorentina è settima a 18, non vince manco più con le mani, manco lei. Juventus a 18, col cortomuso. Bologna nono a 18. Bella classifica. Verona decimo a 16, però ha fatto 16 punti in 10 partite. Cioè no, in da quella con la Roma, che era la terza di campionato. Sì, sì. Quarta, ecco. All'incirca lì. Sì. In 8 partite ha fatto 16 punti. Undicesimo l'Empoli a 16. Attenzione, se vinceva contro il Genoa andava nona, no, forse anche ottava. Poi, dodicesimo il Toro di Juric a 14, e tredicesimo il Sassuolo a 14 insieme all'Udinese, quattordicesimo. A 12 c'è il Venezia, che è quindicesimo, onesto, partita bene. Quella che non è partita bene era lo Spezia, che poi si è ripresa con gli scontri diretti. Vinci gli scontri diretti 60% delle volte te salvi. E ad oggi lo Spezia sarebbe salvo perché è sedicesimo. Il Genoa ha 9 punti insieme alla Samp, tra l'altro, 17esimo e 18esimo. La Salernitana, zitta, 7 punti, penultima, però... è ancora vicina alla quota salvezza, mentre Cagliari a 6 punti, ultimo. Il meno peggio del Cagliari? Giovel. Ok.
Il migliore del Napoli? Osimhen. Il peggiore del Napoli? Mario Rui. O forse Zinischi delle ultime uscite. Il meno peggio della Salernitana? Ribery. Perché ci sta a provare, ci sta a provare. Ribery o... Poi io la Salernitana no, non la seguo. Sì, mi si è svegliato un po' tardi, diciamo, ecco. Dimmi un altro. Il migliore della Sampdoria. Non lo so. Forse che Andrea, nelle ultime uscite ha fatto bene, però pochi punti, pochi punti. Migliore dell'Udinese? Così. Non ce l'ho. Sicuro? Pereira. Lo seguo poco. Pereira. Il migliore del Venezia? I coso? Busio. Busio? Per me è Busio. Che cazzo era? Quello col sinistro, come si chiamava? Henri. No. Quell'altro. Vacca. uno che c'ha il piede sinistro, però non mi ricordo. Forse Aramu? No. Aramu. Aramu. Sì. Io ti direi no. Però Ugarit, anche Aps è interessante. Scherziamo, è Ugarit. migliore dell'Empoli, così. Pinamonti. Pinamonti, zitto zitto, ha fatto 4 gol. Perché no? Anche, bisogna aspettare il miglior Cutrone. Secondo me. Sì. Ecco. E migliore del Verona, vabbè, Simeone, tutti siamo d'accordo. Migliore del Torino. Vi faccio un po' sfalsati oggi. Bremer. Pure io. Migliore del Sassuolo. Un attacco giovane. Maxi Lopez. No. Diciamo trovare il migliore quando Sassuolo... giocano tutti un po' alla volta. Del Sassuolo praticamente. Scamacca, non lo so, Scamacca gioca poco ma segna tanto. Non lo so decifrare questo Sassuolo di Dionisi che alla fine giocano tutti, c'hanno 14 punti in classifica. Chapeau. Migliore dello Spezia. So. Verde? Peggiore, ahimè, Ghiasi. migliore della Juve? Ti direi forse... Non c'è. Al momento forse è Quadrato, ma non... ma... Peggiore? Voglio vedere peggiore. Bonucci. Per me è Bonucci. Io forse t'avrei detto Szczęsny le prime giornate. Certo, che ha fatto perdere i punti. Migliore Bologna. Ritrovato Marco Arnautovic. Peggiore? Un difensore, forse. Matteate gioca bene, Vuoi mettere il centrocampista che fa più o meno... Tipo Medel. Che ha giocato da difensore. Medel. Peggiore il Verona? L'avevamo detto, no. Vabbè, lascialo. Migliore della Fiorentina? Siamo nei prime 7. Migliore? Vlahovic. Forza Vlahovic, sì, e il peggiore è uno centrocampo, Amrabat. E migliore a Roma, migliore e peggiore, tutte e due, vai. Allora, migliore Pellegrini fino a qua adesso al momento. Peggiore Abra? No. Peggiore no. Peggiore ti direi Mancini. No. Mancini no. Ce ne stanno un po'. Io sono in dubbio tra Rui Patricio
Addirittura Rui Patricio. Sì. E... forse Mkhitaryan che ha deluso. Mkhitaryan ha deluso proprio fino adesso. Migliore e peggiore della Lazio. Migliore secondo me è Pedro. Sì. Peggiore Luis Felipe, secondo Luis Felipe, sì. Difensore, sì, sì. Le prime quattro. Quindi famo Atalanta. Ma migliore peggiore Atalanta. Allora, migliore secondo me Duan Zapata. Zapata. Peggiore De Ron da difensore, perché Toloi non è ancora rientrato. O Freuler. Sì. Inter, te lo lascio a te. Migliore, vabbè, migliore tutto il centrocampo, secondo me. Brozovic, Barella, Perisic. Però se ne dividi uno diresti Barella. Sì. Nicolò, ragazzi. Peggiore? Oddio, pure Dzeko forse. O Edin Nicol, però l'ha fatti. Peggiore. Peggiore? No. Peggiore forse Dumfries, sì, però c'è tanto, ci aspettiamo tanto. No, Napoli o rossoneri? Rossoneri, ma okay, allora, migliore e peggiore, ahimè il migliore è ancora lui. Ma quando? Ibra. Io voglio bene. Ibra quando è rientrato, perché... Sì, vabbè, poi veramente è stato un fortuna. Vabbè, famo Ibra, perché o se no che diresti? Brahim Diaz. Per l'avvio di stagione, poi ha avuto il Covid, poraccio. O se no, se devi dire proprio uno che continua proprio di striscio? Teo Hernandez. Mm. Okay. E peggiore? Balloture. Sì, giusto. Oh, cioè, potrebbe essere migliore anche da Tarusano. Napoli. Migliore Osimhen. Peggiore. Migliore ne avrei due. Perché anche la difesa Koulibaly. Sì. Però... peggiore Zielinski sta giocando poco, giusto? Sì, però quando gioca non è che... Però se io devo di uno, Mario Rui è titolare. Sì. Quindi io ti direi Mario... Oddio, pure al centrocampo c'è un top. Ah, Anguissa. Ok, mettiamo tre e un flop. Sì. Che è Mario Rui. Quindi... l'ultima domanda è... al giro di boa, come sarà la classifica, secondo te? Campione d'inverno? Da 7 giornate. Secondo me... tu firmi? Per chi firmi? Milan? Sì. Secondo? Ti direi forse l'Inter. Perché il Napoli c'ha un calendario che potrebbe ribaltare la classifica. Però io gli auguro che potrebbe... tra l'altro la prossima Napoli-Inter. Capito? Capito? Se l'Inter vince... ho già in ansia. Forza, io tifo per l'Inter. Tifo per l'Inter. La Roma che c'ha? La Roma secondo me si ripia. Tranquillo. Provare il Bologna, Roma-Bologna. Sì. Nelle parti basse invece cosa succederà? Allora, lo Spezia. Spezia e Empoli secondo me stanno su. L'Empoli è già 11°. Sì, no, dico che confermano così. Okay. E Empoli, sì, e Venezia, Salernitana e Cagliari, secondo me. Quindi la Samp si rialza, e anche Genoa, con Shevchenko. Genoa forse sì. Mm. La Samp che è... 18°, ha confermato da persa, a quanto pare. Ragazzi, la Samp, secondo me, arriva un po' più su. Cioè, sarà più su. Vedremo. 40 minuti di video. vabbè, quando parli non te ne accorgi. Spero vi sia piaciuto un video alla Stefano Borghi. Lungo quanto Stefano Borghi. Fateci sapere questo nei commenti, la vostra classifica al giro di boa, il top e il flop per ogni squadra. E niente.
Jacopo, può dire qualcosa? Allora, mi raccomando, se vedete questo video, iscrivetevi, perché non è iscritto, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video. E seguitemi anche su TikTok, link in descrizione, 634 follower. Bella, ragazzi!